Che significa oggi vivere nel centro storico di Teramo? Vivere nel centro storico di Teramo oggi significa stare in mezzo a tantissima spazzatura, innanzitutto, perché da un certo periodo, non so perché gli operatori della Teamma si rifiutano di raccogliere i rifiuti. Più volte abbiamo sollecitato il comune ad intervenire, però sembra che ci vogliano punire e non hanno capito che i rifiuti che non vengono, diciamo, buttati regolarmente, non sono i nostri. Poi c'è l'altro problema, quello della reazione di molti ragazzi che si sono divisi in piccole bande di quartiere che hanno, diciamo, il dominio del centro storico. Sì, ultimamente ragazzi presi in preda all'alcol e probabilmente anche ad altro, fanno atti vandalici e urlano e bestemmiano soprattutto anche molte ragazze e urinano tranquillamente per le vie del centro anche davanti ai condomini, uno dei quali è il mio. Sabato scorso una persona anziana del mio condominio ha riferito appunto di aver chiesto a questi due ragazzi cosa stessero facendo e per loro era tranquillamente normale. E non è la sola che qualcuno del centro storico sta mettendo in vendita gli appartamenti. Sì, io sto mettendo in vendita il mio appartamento perché questa situazione non è più possibile, non si riposa più tranquillamente perché i ragazzi, come ripeto, urlano, io affaccio proprio su Piazza Martiri e capisco benissimo il disagio che i ragazzi stanno vivendo, però in qualche modo è necessario intervenire e io non vedo da parte del comune nessun genere di intervento. Vi sentite in sicurezza? Lei No. ha appena ascoltato quello che ha detto una cittadina, Paola Salvatore. Le soluzioni ci sono o no? Le soluzioni ci sono e sono semplicissime. Quali? Bisogna attenzionare soprattutto con gli organi come la prefettura e come le forze dell'ordine per alzare le antenne sulla città di Teramo, perché sta diventando una situazione non più vivibile come lo era qualche anno fa.